Raramente abbiamo visto un pareggio così equo. Castelfidardo e Teramo si dividono la posta e, come si suol dire, il risultato non fa una grinza. Più o meno le stesse occasioni, possesso palla simile e dopo il pari ospite massima attenzione a non commettere sbadataggini. Si muove la classifica dei biancoverdi finalmente e non è un particolare da disprezzare, ma il lavoro da fare è enorme e la strada verso un campionato tranquillo era e resta durissima. L'analisi di Marco Giulio Dori, tra l'altro un ex dei tempi andati. Sì, è una partita sinceramente da pareggio, c'è un po' di rammarico dopo il vantaggio ottenuto secondo me meritatamente, dove abbiamo fatto un'ottima azione, la squadra va fatto benissimo fino a quel punto, c'è un pochettino, ecco, un po' di rammarico sul gol subito perché sinceramente potevamo fare qualcosa di meglio, ma di fronte avevamo il Teramo, insomma non è l'ultima arrivata, è una piazza importante, è una piazza blasonata che vuol far bene, perciò ci prendiamo questo punto e speriamo che sia il primo di parecchi, insomma. Serviva anche sbloccare un po' la situazione? Sì, era fondamentale fare i punti, dopo delle due prime partite dove avevamo ottenuto praticamente nulla, anche immeritatamente aggiungo, era fondamentale, ripeto, fare i punti e per un pochettino ci abbiamo fatto la bocca per questa vittoria, perché ripeto, la squadra sinceramente aveva concesso poco nulla al Teramo e poi se poco sbagli, come ho detto spesso e volentieri, dopo in queste categorie ti penalizzi insomma da solo. Spiccioli di cronaca, in avvio Caprari trova Nanapere libero a sinistra, tiro di prima intenzione ribattuto da Di Giorgio, ma l'attaccante biancoverde era comunque in offside. Ospiti insidiosi al 13°, percussione di Galesio, apertura verso Loncini che sciupa spedendo lontano dai pali. Le squadre ci danno dentro, ma le occasioni latitano almeno fino al 26°, quando Paponi serve al centro Nanapere ed è provvidenziale per gli abruzzesi l'anticipo di Menna in corner. La chance migliore per gli ospiti giunge su angolo di Pavone, inzuccata di Galesio con Ele Zai reattivo a spedire sopra la traversa. Teramo che si fa preferire nel finale di tempo, ma senza ulteriori sussulti. La ripresa si apre subito con la rete biancoverde. Costanzi appoggia per Baldini, assist millimetrico per Caprari che da posizione defilata dimostra che la cifra tecnica c'è tutta e spara un diagonale che batte l'estremo biancorosso e porta in vantaggio i suoi. Il pari arriva al quarto d'ora, punizione dal vertice dell'area di Pietrantonio, forse c'è una deviazione di Galesio, fatto sta che Ele Zai non riesce ad intercettare. Mancherebbe, sul cronometro, mezz'ora abbondante al termine, ma i ritmi calano vistosamente, le due compagini badano più che altro a non prenderle. Così, supremazia territoriale sterile dei teramani, qualche tentativo di ripartenza dei fidardensi, ma niente di davvero meritevole di segnalazione, se non forse un contatto sospetto in pieno recupero su Nanapere. Triplice fischio e tutti soddisfatti a metà, compreso Marco Pomante. Io raramente, mister, ho visto un pareggio così equo. Sì, è stata una partita equilibrata, secondo me non una bellissima partita da parte di tutte e due le squadre, dal punto di vista tecnico sono stati molti errori. Noi sinceramente, soprattutto in protempo, non abbiamo fatto una grossa partita. Siamo entrati poi nel secondo tempo 2 minuti proprio male dal punto di vista mentale, abbiamo subito gol e poi ci siamo riaccesi, abbiamo reagito e sicuramente dopo il pareggio abbiamo cercato, diciamo, di vincere la partita, però sinceramente dal punto di vista tecnico potevamo fare molto molto di più. Che ruolo potrebbero giocare queste squadre a suo avviso? Campionato tranquillo nel contesto di un girone F competitivo al massimo? Ma guarda, noi adesso non dobbiamo pensare al nostro ruolo che dobbiamo fare in questo campionato, dobbiamo pensare a cercare il prima possibile trovare la prima vittoria, perché i ragazzi lavorano bene, ce lo meritiamo, è normale che oggi sinceramente, dobbiamo essere sinceri, la vittoria non la meritavamo perché la partita non è stata bella, poi questo è un girone talmente difficile, che talmente equilibrato verso l'alto ed è livellato verso l'alto, che ogni domenica ci sembra una sorpresa.